E apriamo la pagina della politica. Nella giornata di oggi il sindaco di Fano, Massimo Seri, è stato a colloquio con Giampiero Bocci, sottosegretario all'interno, con la delega ai vigili del fuoco, per discutere sulle possibili soluzioni inerenti appunto alla nuova caserma dei vigili del fuoco della nostra città. Abbiamo al telefono con noi proprio il sindaco che da poche ore è tornato a Fano. Buonasera, sindaco. Buonasera, sì, effettivamente sono tornato da poco. Ecco, che cosa è scaturito da questo incontro così importante per la città di Fano? Sì, è stato un incontro molto importante e positivo perché abbiamo aperto una nuova strada che può vedere una soluzione nel breve periodo, nel senso che le ipotesi avanzate negli anni precedenti sono state superate per la spending review per una serie di ragioni. E allora sono andato proprio a parlare direttamente con chi ha la responsabilità per capire quali soluzioni trovare e effettivamente io ero andato dicendo che l'amministrazione comunale era anche disponibile in prima persona a fare dei passi in avanti ad assumersi delle responsabilità. E abbiamo trovato, chiedendo magari degli spazi finanziari per poter fare l'intervento direttamente. Ma qui abbiamo individuato anche una nuova strada che ha dei precedenti con altri comuni del nord Italia, e cioè quella di pensare ad una convenzione che coinvolga direttamente il comune, che possa poi a sua volta, coinvolgendo anche un soggetto terzi, per la realizzazione, con degli accordi che sono per circa per 15 anni, con lo stesso Ministero per la copertura dei costi. Quindi adesso stiamo facendo delle verifiche, per capire quali possono essere i soggetti terzi da coinvolgere. Fra l'altro domani ho anche l'incontro in prefettura dove abbiamo costituito un tavolo per tenere sempre aggiornate sulla situazione perché vogliamo veramente dare una risposta ai vigili del fuoco, verso i quali va anche il mio grande ringraziamento per il lavoro importante che fanno nella nostra città, nel nostro territorio. Però si è riconfermata la volontà anche da parte del Ministero per la realizzazione di una nuova sede per i vigili del fuoco. Quindi ecco, abbiamo aperto una nuova strada che può portare a soluzioni a breve, medio periodo. Quindi ci aggiorneremo a breve, anche perché stiamo facendo tutte le verifiche a cui facevo riferimento, che sono cominciate proprio anche questa mattina direttamente quando ero a colloquio con il sottosegretario, che voglio anche ringraziare per la grande disponibilità che ha mostrato e attenzione verso il nostro territorio. Ecco, bene, Sindaco, un'altra questione che è sul tavolo della politica in queste ore è l'ambito sociale 6. Lei sa qual è stata la conclusione dell'incontro che c'è stato con i sindaci quest'oggi? Sì, è stata una conclusione unanime, anche perché era un percorso già tracciato, e hanno raccolto c'erano tre disponibilità per questo interim provvisorio, ovviamente, perché poi uscirà l'avviso pubblico a brevissimo. E è stata raccolta l'unanimità la disponibilità del dottor Mandolini, che è un dirigente nel comune di Senigallia, e adesso deve fare alcune verifiche. Domani l'assessore Bagnoli, che è presidente del comitato dei sindaci, convocherà una conferenza stampa con lo stesso dottor Mandolini per poi presentare il progetto e la persona. C'erano tre disponibilità, tutte molto valide. Ovviamente la valutazione poi è stata ricaduta sul dottor Mandolini, che, ripeto, deve fare delle ulteriori verifiche, ma domani ci sarà la conferenza stampa nel pomeriggio, dove poi si presenteranno con l'assessore Barnesi, che, ripeto, è la presidente del comitato dei sindaci dell'ambito. Bene, grazie Sindaco per questa precisazione. Noi la lasciamo ai suoi adempimenti politici. Grazie per la sua disponibilità Grazie, e grazie e buonasera. buonasera a tutti i telespettatori.